Ciao a tutti, sono Gloria, sono una parrucchiera che da un annetto a questa parte ha inserito in salone un nuovo servizio. Il servizio è la colorazione con le erbe tintore, cioè sono delle piante nate per colorare i capelli e coprire i capelli bianchi. Abbiamo una vasta scelta di piante, tipo rabarbaro, curcuma, la noce di mallo, il legno di campeggio, la camomilla e l'ibisco. Ce ne sono tante altre, però vi ho elencato quelle più comuni. In più abbiamo anche inserito dei trattamenti ayurvedici, sempre con delle piante. Questi vengono utilizzati per fare i trattamenti per la caduta dei capelli, per chi soffre di capelli grassi, per dare idratazione o rinforzare il fusto del capello. In questo caso vengono utilizzate ad esempio l'altea, il fieno greco, la cassia o l'amla. Anche qua abbiamo una vasta scelta di piante. Se avete domande, chiedete pure e sarò felice di farvi scoprire questo vastissimo mondo. Ciao! Perché ho voluto inserire la colorazione con le erbe tintore? Perché c'era una forte richiesta da parte della clientela con forti problemi, allergie al cuoio capelluto causate dalle tinture chimiche. Attualmente chi viene nel mio salone per fare questa tipologia di colorazione è per l'80% per problemi di salute. Salute intesa come allergia al cuoio capelluto, alopecia e anche orticaria, diciamo problemi abbastanza importanti. Il restante 20% è più per estetica e piacere. La cosa bella è aiutare, questo è il termine giusto, le persone che non riuscivano più a sopportare la colorazione chimica, mettendo sempre tra parentesi che si può essere allergici anche alle erbe. Si fa sempre un test preliminare per l'allergia.